Buongiorno, buon mercoledì, bentrovati con l'edicola di 696 TV 8 Channel. Andiamo subito a consultare la prima pagina del Roma, che parla dell'altra apparanza dei bimbi, ecco la faida dei quartieri. L'agguato in via Toledo e il Far West e Pellegrini arrestati, baby sicari del clan dei Salta la Macchia. Questa è la vicenda che ha scosso Napoli, vedremo poi nel servizio gli arresti eccellenti messi a segno proprio in merito a fatti di cronaca di quelli che hanno scosso l'opinione pubblica dal Far West al Pellegrini di maggio fino all'agguato in via Toledo, come ricorderete, con i spari contro i bar storici della piazza più famosa di Napoli, Piazza Trieste e Trento, tra Piazza Trieste e Trento e il plebiscito. Andiamo all'interno, guardiamo i volti di queste persone, Giuseppe Iaselli e poi Davino e Arturo Picco, ecco i tre arrestati. Presa la paranza del clan, Giuseppe Iaselli in manette con l'accusa di aver gambizzato Vincenzo Rossi, Vincenzo Davino e Arturo Picco, gli autori del Far West, nel cortile dell'ospedale. Quindi si sono divisi alcuni dei fatti più importanti della cronaca appunto locale. Gira sempre armato quel ragazzo, è molto pericoloso. Il neopentito Gennaro Buonocore, tra gli accusatori di Vincenzo Davino, gli chiese di passare con i Mazzarella. Vedete proprio dei volti di ragazzi molto molto giovani, neanche 22 anni è già la nomea di una persona pericolosa. Addirittura Vincenzo Davino è descritto dal neopentito Gennaro Buonocore, siamo all'interno dell'articolo, come il punto di riferimento dei quartieri spagnoli dei Mazzarella. Il collaboratore ha deciso di passare dalla parte dello Stato a novembre del 2018, era stato legato prima ai Palazzo Sarno, poi ai Mazzarella, in particolare a Ciro Mazzarella. Proprio contro la casa di Ciro Mazzarella, solo la settimana scorsa, erano stati esplosi colpi di arma da fuoco. E poi ancora, in questo ricco approfondimento in primo piano dedicato alla camorra, alla baby camorra impazzita di Napoli e del Roma, la confessione del baby killer e la mediazione del RAS Masiello. Il retroscena, l'intercettazione che incastra appunto l'uomo ridotto in manette, il pistolero del vecchio Pellegrini. Ho fatto una cosa sbagliata, vediamo. Giovane poco più che ventenne, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, implicato in almeno tre fatti di cronaca, di quelli buoni a sollevare l'allarme dell'opinione pubblica. Eccolo, l'uomo con il casco nero, quello degli spari nel pronto soccorso del vecchio Pellegrini a Napoli. Lo hanno preso, l'uomo è accusato di tentato omicidio, danneggiamento con tanto di aggravante del fine mafioso. Ma sono diversi i nomi indicati nell'ordine di custodia cautelare notificato nella tarda serata di ieri, almeno tre. Quello di un 19enne, di un 22enne e di un 30enne. A sparare contro gli ospiti del pronto soccorso, alcuni soggetti schierati contro il gruppo dei Salta la Macchia, a loro volta ritenuti protagonisti di stese e incursioni armate nei vicoli a ridosso di via Toledo e piazza Trieste e Trento. Uno degli arrestati, indicato come il probabile pistolero, è stato in un recente passato invischiato in altri fatti di cronaca. È infatti imputato per aver contribuito a sequestrare a maggio del 2018 il conducente di un'ambulanza, costringendolo ad uscire dall'ospedale Vecchio Pellegrini per soccorrere un amico vittima di un incidente stradale. Ma non è finita. Stando ad un'altra indagine della DDA, il pistolero era scampato ad un agguato ordito da un gruppo emergente di Volla che alcuni mesi fa venne ad esplodere colpi di pistola nella zona dei caffè storici di Piazza Trieste e Trento per chiudere i conti con un litigio in una discoteca. Ieri notte, dunque, la prima svolta investigativa sulla storia dell'ospedale, sulla vicenda dell'aspirante killer che fa fuoco nella folla dopo aver fatto avanti e indietro con la pistola in pugno. Questi fatti di baby camorra a Napoli, cambiamo argomento, parliamo dell'assemblea ONU, il premier parla tutto campo sui migranti, Conte chiede un patto agli italiani, ma soprattutto si parla di lotta all'evasione, Europa, stabilità, crescita e soprattutto tasse. Ecco la linea guida che vuole seguire il premier Conte per questi mesi difficili, per allineare numeri e fatti che contano nell'Italia che prova a rialzarsi. Ancora politica nazionale, bufera nel Movimento 5 Stelle, Giarrusso contro Di Maio. Il senatore contesta gli incarichi al capo politico, spieghi 6 milioni di voti persi. Quindi anche nel Movimento 5 Stelle traballano quelle che erano le direttrici guida di grande intesa tra le figure apicali del Movimento.
De Luca Navigator, ennesimo scontro con chi fa le buffonate non parla con me. Tensione al convegno sul rilancio del litorale Domizio, proposte di imprenditori per 4 miliardi. Il governatore dice questo territorio può diventare la Romagna del Sud. Andiamo ancora avanti, andiamo a Napoli, un altro focus su capoluogo e provincia. Nessuna giustificazione se si va alla manifestazione, c'è anche l'ok dei presidi. A piena adesione alla circolare del ministro Fioramonti, in alcuni licei partenopei venerdì in piazza anche dei docenti, professori favorevoli se per impegni etici e ambientalisti. Docenti ritengono importante l'impegno morale, quindi davvero l'ambiente smuove quelle che sono gli equilibri tra docente e discente per una piena intesa sulla manifestazione di protesta. Abbiamo consultato insieme il Roma e adesso andiamo a fare un focus sulle notizie nazionali consultando la prima pagina di Repubblica Nazionale. Piano di Conte, meno contante, bonus fiscali per chi paga con la carta di credito e lotteria degli scontrini. Il Premier lancia il patto con gli onesti e ribadisce manette ai ladri di tasse. Quindi una lotta all'evasione che parte da un piano di rilancio e di incentivo e di sensibilizzazione ad un corretto corretto pagamento delle tasse, dall'altro vero e proprio giro di vite con appunto chi è un evasore. L'annuncio dei democratici intanto negli Stati Uniti, Trump, primo passo per l'impeachment. Nancy Pelosi molla gli ormeggi, annuncia l'avvio ufficiale di un'inchiesta che apre di fatto la strada ad un possibile impeachment di Donald Trump. Una mossa evitata a lungo dalla leader democratica, ma cui è praticamente costretta. Quindi parte un'analisi dura sulla condotta del presidente degli Stati Uniti d'America. Andiamo all'interno, curiosiamo un po' nel piano Conte, i premi ha chiuso la carta di credito, è una delle mosse che il Premier ha voluto mettere in campo. Proponiamo un patto con gli italiani per abbassare la pressione fiscale già a partire da questa legge di bilancio, altrimenti non torneremo a crescere. Quindi l'obiettivo del Premier è quello di una crescita reale che possa contare su numeri certi. L'idea del Premier per combattere l'evasione: chi supererà una soglia annuale di spesa tracciata si vedrà restituire circa il 10% in detrazioni fiscali. Bisogna intervenire radicalmente l'ipotesi della lotteria degli scontrini, quindi vedremo cosa sarà questa detrazione fiscale per contrastare l'evasione. 109 milioni di fantasma, appunto, ammonta a tanto ogni anno il totale dell'evasione tra imposte e contributi. Secondo i dati del Ministero dell'Economia, solo 16 ne vengono recuperati. Quindi davvero numeri da dover far quadrare per poter far rilanciare questo paese, farlo ripartire. Poi l'impeachment atto primo, i democratici alla guerra con Trump, la svolta sul caso delle telefonate con il leader ucraino e le pressioni per aprire un'inchiesta contro Biden e il figlio. Dopo tante esitazioni, la leader Pelosi annuncia la mossa clamorosa: nessuno è al di sopra delle leggi. Qui vedete anche l'EK che ha voluto fare una vignetta. Andiamo avanti, guardiamo un'altra pagina di Repubblica. Johnson, che schiaffo, illegale la sospensione del Parlamento. La Corte Suprema britannica all'unanimità, effetti estremi sulla democrazia. La vittoria dell'avvocatessa Gina Miller, che aveva portato il Premier, come ricorderete, in tribunale. C'è appunto questo primo piano dedicato proprio alle questioni della Gran Bretagna. Brenda e le sue spille, la togata femminista, così ha affermato Boris. Yale, 74 anni, prima presidente donna della Corte Suprema con i monili, segnala il suo amore. Ieri un ragno per bloccare il Premier. Vedete questa nota appunto un po' vezzosa che sui social network sta davvero facendo diventare molto famosa Brenda. Vedete appunto le spille che la contraddistinguono. Ma intanto in Italia si guarda a quelle che sono altre vicende. Andiamo avanti, parliamo dei migranti. Accordo di Malta, la stretta sulle navi umanitarie.
Le nuove regole ricalcano il codice Minniti, le ONG non dovranno ostacolare i soccorsi delle guardie costiere. Guardiamo i punti focali di questa, appunto, di questo accordo: rispettare ordini, segnalare la posizione, niente pull factor e soccorsi ufficiali. Queste le quattro linee guida per quello che riguarda i soccorsi, appunto, in mare. Andiamo avanti e guardiamo la prima pagina del Mattino Nazionale. Calano i malati di tumore, ma al sud si muore di più. Gli oncologi nel 2019, stimati 37.000 nuove casi, 371.000, scusatemi, nuovi casi, 2.000 in meno, in calo neoplasie di colon e stomaco, ma gli uomini lanciano per loro, appunto, l'SOS polmone. Andiamo all'interno, guardiamo il primo piano, andiamo proprio a vedere come il Mattino ha voluto parlare questa, ha voluto trattare queste notizie oggi, e andiamo a vedere a pagina 2 cosa c'è. Quella dei tumori, la lotta al cancro, dossier di IOM, 2.000 casi in meno in Italia per la prima volta, guariti 1 milione di pazienti, scendono le neoplasie di colon e stomaco. Andiamo ancora avanti, sfogliamo il Mattino Nazionale, sull'ambiente lo show di Trump e Bolsonaro, scontro tra il sovranista e Amazzonia, il presidente degli Stati Uniti, il futuro è dei patrioti. Il leader brasiliano replica: la foresta è nostra, non un bene dell'umanità. Il caso Ucraina abbiamo già visto, appunto, Pelosi che lancia l'impeachment. Hanno detto: Greta, pensi ad attaccare chi blocca la salvaguardia del pianeta. Non siamo certo noi. La comunità internazionale non riesce a trovare, dice intanto, vedete qui stiamo guardando quelle che sono le dichiarazioni eccellente, Erdogan durante le sfide con il clima. E poi addirittura Papa Francesco: umanità in pericolo, ma siamo ancora in tempo per invertire la corsa verso il baratro. Dopo le notizie nazionali sfogliamo quelle che sono le notizie locali, partiamo dal Mattino di Napoli, vediamo qual è l'apertura dedicata alla metro, mancano i fondi, i lavori sono a rischio. Come ricorderete, solo 48 ore fa l'allagamento della metro, con tanto di scorrimento di un vero e proprio fiume d'acqua all'interno dei canali di tracciamento dei percorsi dei treni. Intanto Cascetta dice: i crediti ammontano a 200 milioni, da un anno intanto è tutto fermo. E poi locali storici, il destino di Napoli che cambia, chiude la famosa pizzeria del dopo teatro, l'ultima cena di Ciro a Santa Brigida, battenti chiusi all'ingresso della storica pizzeria. Poi avete visto già su Roma, l'abbiamo guardato insieme, l'approfondimento sui baby camorristi, clan il Pellegrini, terra di scontro come nei vicoli. E poi andiamo all'interno, vediamo il caso appunto di Via Duomo, con la città negata, il cantiere che uccide i negozianti, i lavori che stanno letteralmente mettendo in ginocchio una delle arterie quotidianamente maggiormente trafficata di Napoli, all'incrocio con l'imbocco della cosiddetta Spacca Napoli. Metro niente fondi, rischio blocco totale, il presidente di Metropolitana SPA da un anno finanziamenti bloccati, l'appello 200 milioni di crediti, se non saldano i lavori si fermano. Arco sul lungomare, un crollo imminente, questa è una delle bellezze di Napoli che ci racconta la Neapolis che era, e la Napoli che viene svilita. La città metropolitana ha i fondi ma attende la sovrintendenza. Abbiamo fatto un rapido excursus, ma parliamo anche di lavoro con il blitz dei Navigator. De Luca lascia la sala, presidente, manca la sua firma, la replica, ora basta sceneggiate. Quindi davvero una dura presa di posizione quella di De Luca nei confronti dei Navigator. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'apertura di Avellino. Camorra stesa ad Avellino, raid vicino casa di Genovese, esplosi colpi di pistola contro 5 auto dei familiari. Le vittime dell'attentato non hanno denunciato l'episodio e rischiano anche loro l'incriminazione. Vediamo. In un clima non poco sereno, tra minacce di attentati dinamitardi al tribunale, bombe che distruggono le auto e arresti di ex consiglieri comunali, il sindaco Gianluca Festa prova a rasserenare gli animi di quanti hanno vissuto questi ultimi episodi di criminalità. Io credo che dobbiamo avere grande fiducia negli organi inquirenti, nei tutori della legge. È chiaro che anche noi non dobbiamo abbassare la guardia per quello che può fare il comune, deve incrementare tutte quelle che sono le misure
che servono a garantire la massima sicurezza in città, direi di aspettare lo sviluppo delle indagini per poi trarre qualche conclusione in merito. Io ho massima fiducia nella mia comunità e soprattutto in coloro i quali sono deputati a garantire la nostra sicurezza, parlo delle forze dell'ordine, e in coloro i quali come organi inquirenti approfondiscono varie situazioni, indagano. Quindi da questo punto di vista credo che dobbiamo solo attendere quali saranno gli sviluppi rispetto anche a questi ultimi eventi. È un altro inquietante episodio a Rione Mazzini. 5 auto sono state crivellate di colpi e l'episodio arriva proprio dopo l'attentato all'imprenditore Galluccio. E sull'arresto del consigliere comunale della Lega, Damiano Genovese, interviene anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che dice: bisogna tenere lontano la politica dal malaffare. Andiamo a guardare la notizia nello specifico, andiamo a vedere quali sono gli aggiornamenti del mattino. Pistola automatica di grosso calibro, quella che ha perforato, vedete, da parte a parte le carrozzerie, causando gravi danni. Il rumore delle esplosioni, i danneggiamenti sono avvenuti appunto nella notte. I carabinieri, a seguito di questa informazione, sono riusciti a risalire alle auto danneggiate e ai loro proprietari. Nessuno di essi appunto aveva sporto denuncia e quindi per loro si fa concreto il rischio di una denuncia per favoreggiamento. Sempre più intricate queste vicende scioccanti del capoluogo. L'inchiesta al momento rimane saldamente nelle mani della Procura di Avellino. Non ci sono elementi che facciano ritenere imminente un trasferimento all'antimafia. I carabinieri hanno individuato le vetture danneggiate presso diverse abitazioni nel centro città, alcune presso officine e in autorimesse. Si tratta di auto appartenenti a persone riconducibili al cerchio di amicizie di Sergio Galluccio, il quale non ha fatto mai mistero di avere un ottimo rapporto con Damiano Genovese. Quindi queste le novità sul caso. Andiamo avanti, ancora un primo piano molto approfondito, la pistola nell'armadio per difendere la famiglia. Nell'interrogatorio di garanzia, chiarimenti sulla presenza dell'arma, l'avvocato in passato raid nelle case vicine, scarcerazione e decisione nelle prossime ore. Quindi nelle prossime ore è attesa la decisione appunto del giudice per le indagini preliminari. Altri fatti, il sindaco assicura, il comune terrà la guardia alta, la camorra all'attacco, incremento tutte le misure per la sicurezza degli avellinesi. Non so se Galluccio sia un mio elettore, ma merita solidarietà. Queste le parole del sindaco Festa. L'offensiva della criminalità fa paura, serve subito un confronto in consiglio. Queste le dure battute delle opposizioni proprio in assise. Cambiamo argomento, l'incendio della fabbrica, ICS no al dissequestro degli stampi. La procura ha respinto la richiesta dell'azienda relativa al recupero delle matrici dei macchinari. Gli inquirenti intanto devono effettuare altri accertamenti. Oggi il sit-in degli operai, così perdiamo il lavoro. Attesi anche i risultati delle analisi cliniche, delle analisi chimiche effettuate nel punto in cui divampò l'incendio, all'esterno del capannone in prossimità di un compattatore. Quindi si comincia a chiarificare quella che è la cornice di informativa e di rappresentazione del rogo, che ha paralizzato, come ricorderete, per oltre 48 ore non solo il capoluogo irpino ma ben 20 comuni a corona dell'area produttiva. PD irpino diviso su tutto, Cennamo apre ai circoli. Congresso in alto mare, non c'è pace per il popolo dei Dem, che ormai da molti mesi vive più di un rantolio interiore all'interno delle compagini che lo caratterizzano. E poi ancora la sinistra Montefusco, dialogo con i Dem se si va oltre De Luca. Questo è l'approfondimento su Avellino. Cambiamo provincia, andiamo a vedere cosa succede a Benevento. L'apertura è dedicata all'ambiente, smog, ricoveri in aumento, spia accesa all'ospedale Rummo. Nel reparto di pneumologia registrato anche un incremento dei tumori. Del Donno lancia l'allarme, sempre più asme, allergie, polmoniti. Quindi questo è un dato davvero su cui riflettere in una campagna in cui alcune zone, quelle della Terra dell'Osso come Irpinia e Sannio, venivano viste come paradisi incantati per quello che concerne la qualità dell'aria.
Benevento, Gragla Irlude, ma in Friuli è solo Pari, Inzaghi, strada è quella giusta. Quindi l'allenatore lancia la carica alla squadra dopo il pareggio con un saluto a fine gara dei giallorossi dopo il Pari al Dacia Arena contro il Pordenone di poche ore fa, di ieri sera. Andiamo all'interno, guardiamo il primo piano sullo smog, il restyling intanto al pronto soccorso che è attesissimo proprio per il rummo, con tanti nuovi box. Scuola e territorio, sinergia vincente, l'assessore Fortini dice la regione è vicina alle comunità e agli studenti, dispersione edilizia, trasporti, l'analisi dei dirigenti e delle istituzioni. Quindi la scuola, l'ambiente, due argomenti che si tengono a braccetto in queste ore proprio in vista della protesta. Sante, i lavoratori pronti a trasferirci, la richiesta per scongiurare licenziamenti, ci utilizzino i presso gli STIR di altre province. A Telese intanto incontro con il prefetto Cappetta che si impegna a convocare immediatamente un tavolo ad hoc proprio dedicato a questa vertenza. Ma da Benevento ci spostiamo a Caserta, vediamo l'apertura subito, le gare dei primi lavori in Costa Domizia, master plan, annuncio del presidente De Luca, ma i navigator, abbiamo visto appunto, lo hanno contestato aspramente. E poi taglio basso, ma è la notizia su quello che riguarda il crimine organizzato di ieri in Campania, la numero uno affrontata da tutti i media nazionali, il traffico dei farmaci con la regia dei casalesi. Manetti a cinque esponenti della nuova gerarchia avevano il beneplacito del boss, fazione Bidognetti, proprio del clan del casertano. Vediamo. Le mani dei casalesi anche sui farmaci. Sono cinque le persone arrestate nell'operazione condotta dalla Procura di Napoli Nord e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Nel mirino un presunto traffico illecito riconducibile al clan camorristico. Gli indagati avrebbero reperito e poi rivenduto al mercato parallelo i farmaci di classe A, quelli considerati essenziali o comunque necessari per i malati cronici, prodotti totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che avrebbero dunque fruttato un illecito guadagno grazie alla rivendita all'estero. Il filone principale dell'indagine ha interessato il blitz contro gli esponenti della cosiddetta nuova gerarchia dei casalesi. Secondo gli investigatori, il sistema illegale partiva dal furto delle cosiddette ricette rosse presso ospedali e studi medici. Con le prescrizioni si procedeva poi a reperire i medicinali nelle farmacie di Campania, Lazio e Lombardia. Un'organizzazione efficace e collaudata che ricorreva anche alla compilazione di prescrizioni mediche a ignari professionisti del servizio sanitario, destinati a pazienti anch'essi all'oscuro o addirittura inesistenti. Una volta raccattate, le confezioni venivano poi spedite all'estero utilizzando vettori compiacenti. Trasporto, hanno sottolineato gli investigatori, che oltretutto avveniva senza alcuna attenzione alla corretta modalità di conservazione dei farmaci, causando quindi anche un potenziale danno per la salute delle persone. Un giro d'affari talmente fiorente da fruttare agli indagati, a partire dal 2017, introiti illeciti per oltre 600.000 euro a danno del Servizio Sanitario Nazionale. E andiamo a vedere cosa succede a Salerno. Il Diplomificio d'Italia, titoli di studio in vendita a 3.000 euro, la centrale del falso a Castellabate, la scuola, niente lezioni né esami, pergamene comprate da nord a sud, 340 le perquisizioni, davvero un giro di vite su quella che è l'istruzione troppo facile, quella sotto pagamento. Salernitana, stasera posticipo con il Chievo, 21, Ventura, stop, squalifica, vittoria con il bel gioco. Adesso una curiosità, andiamo a Sapri, quindi ultima, proprio ai confini con appunto confini regionali con la Calabria e la Basilicata, stupore a Sapri, sui binari c'è proprio Craig. La prima ad entrare in scena sgommando è stata una Aston Martin perforata da proiettili. Poi è arrivato lui, Daniel Greig, che fingendo di uscire dall'auto ha raggiunto lo sportello. Di corsa, questa è la scena che hanno visto sui binari di Sapri, e il film No Time to Die nelle sale cinematografiche nel 2020 ha visto proprio questa location d'eccezione in Campania. Ma da Salerno chiudiamo appunto il focus con le varie province realizzato dalle edizioni provinciali del Mattino. Vediamo la prima pagina delle cronache.
diplomati con 3.000 euro, effettuate 340 perquisizioni in varie città italiane, 30 persone denunciate, nel mirino l'Istituto e la Fondazione Passarelli di Castellabate. Ma le indagini continuano e potrebbero rivelare davvero nuovi retroscena molto, molto inquietanti. Schiacciato da un camion, nessun freno azionato, Mario Ferrara, 55 anni, è morto ieri pomeriggio. La tragedia a Tramonti è stata aperta una inchiesta. Condannata la responsabile di sala, parliamo del bimbo che morì per shock anafilattico a Scala dopo il pranzo in un ristorante. È stato assolto, il cuoco per l'accusa aveva cucinato gli scialatielli con il latte. In realtà è stata condannata la responsabile di sala. Raccolta di fondi per salvare il tempio dorico di Pestum, i resti non emersi potrebbero deteriorarsi. Quindi l'archeologia che preoccupa proprio gli esperti di tutto il mondo. Parliamo di templi che risalgono ovviamente a davvero molti secoli prima avanti Cristo, al V secolo avanti Cristo. Questo dalle cronache e l'approfondimento. Ma adesso andiamo a vedere un altro tipo di informazione, l'informazione in tempo reale, quella del portale di 8pagine.it. Viaggiamo sul web, l'apertura scandalo dei diplomi facili, salviamo il tempio dorico di Pestum, l'abbiamo appena consultata, l'orrore in costiera amalfitana con l'operaio schiacciato da un camion. E poi De Luca contestato dai Navigator, non fate sceneggiate ieri in terra di lavoro sul litorale Domizio, veramente una fiera contestazione dei 471 Navigator campani, vediamo. Era intervenuto a Castel Volturno per illustrare il nuovo master plan del litorale Domizio Flegreo. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva appena finito di spiegare alla platea nel dettaglio gli interventi che devono sorreggere una nuova idea di sviluppo. Quando un gruppo di 6 ragazzi, rappresentanti dei 471 Navigator, lo ha incalzato chiedendo ad alta voce un colloquio con il governatore. Da mesi attendono che la Regione firmi la convenzione con l'ANPAL per iniziare a lavorare nell'ambito del reddito di cittadinanza, ma il braccio di ferro ingaggiato da De Luca ha determinato uno scontro senza fine. Il presidente si è rifiutato di firmare quella convenzione perché, come ampiamente ripetuto in più occasioni, preferisce non alimentare altro precariato. Ma la situazione ormai giunta al paradosso ha portato ad una polemica perenne. Ai Navigator che hanno provato a farsi notare, De Luca ha risposto in modo perentorio e sferzante. Non dovete fare sceneggiate, che già quello che avete fatto, già quello che avete fatto, mi impedisce di parlare, perché dovete fare le persone serie. Ci abbiamo invitato a parlare. Dovete fare le persone serie. Dovete fare le persone serie. Io non sono abituato a farmi imporre i dialoghi da nessuno. È chiaro? Per me basta. Il governatore si è allontanato uscendo dalla porta secondaria, i ragazzi lo hanno seguito fino alla macchina di servizio, ma De Luca è andato via senza parlare con loro. Questa è la contestazione dei Navigator, guardiamo rapidamente le varie aperture delle 5 province con Avellino, partiamo, auto crivellate di colpi di pistola. Rione Mazzini, si indaga l'articolo, vediamo di cosa parla, quindi dei 5 colpi di pistola con appunto le notizie degli ingenti danni alle auto. Andiamo a Benevento, guardiamo l'apertura, Camporese risponde a Gragl e pari tra Pordenone e Benevento, quindi lo sport. Andiamo a Caserta, il De Luca contestato l'abbiamo appena guardato nel video, e poi ancora andiamo a Napoli per guardare quella che è l'apertura del capoluogo partenopeo, De Magistris, domani dal ministro del lavoro Patuanelli, appunto si parla dell'avvertenza Whirlpool, e De Magistris che appunto nelle prossime ore sarà dal ministro, ha detto che l'avvertenza rappresentativa della città. A Salerno invece c'è lo scandalo dei diplomi facili con i 3.000 euro per un titolo, 340 indagati, potete consultare l'ampio approfondimento dedicato dai colleghi salernitani proprio al caso del diplomificio a pagamento. E queste erano le notizie dell'edicola di 696 TV 8 Channel, vi auguro una buona giornata, sempre sintonizzati sul nostro canale, grazie.